Priorità alle uscite, Rizzo, Galano, Marilungo e Bocic, un'altra giornata interlocutoria. Nel frattempo però i gioiellini del vivaio continuano a catalizzare l'attenzione dei club di Serie A. La Juventus, per esempio, sta seguendo con grande interesse la crescita di Davide Veroli. 19 anni il prossimo 29 gennaio, da 5 a Pescara, una vera e propria trasformazione, soprattutto nel ruolo. Prima trequartista, poi esterno alto, regista, terzino e da ultimo centrale di difesa, titolarissimo da 5 partite, in totale tra campionato e coppa 10 presenze, a Siena lo scorso 23 ottobre il debutto dal primo minuto. L'incrocio con Gigi Iervese è stato determinante perché ti ha impostato da difensore centrale. Sì, sia con lui che anche l'anno prima con Enrico Battisti, allenatore che avevo in Under 17, e anche grazie a Nicola Legrottaglie, che era il mister della primavera, ma diciamo questa invenzione di mettermi difensore centrale ce l'ha avuta lui. Ha sempre creduto in me, cioè me l'ha detto da subito, da dopo la preparazione, mi ha detto: tu mi segui, segui quello che ti dico, io adesso non ti faccio giocare perché magari non ti vedo pronto, ti vedo un po' più indietro rispetto agli altri, però l'obiettivo tuo l'anno prossimo è quello di andare... di partire almeno in ritiro con la prima squadra, e poi dopo da gennaio, sì, da fine gennaio, primi di febbraio, ho iniziato a giocare. Ancora tanta strada da fare, per carità, però quando ti hanno detto questo ci hai creduto subito? Beh, magari all'inizio mi ha fatto un po' strano come cosa, no? non me l'aspettavo, però poi dopo con i consigli degli allenatori, quest'anno con i consigli dei compagni di squadra, mi sto sentendo sempre più padrone, diciamo, del ruolo. Chi ti ha scoperto è stato Tonino Di Battista. Giocavi nella Vigor Senigallia. Qualcuno ha fatto il tuo nome e Tonino Di Battista è venuto a vederti e ti ha portato a Pescara. La sintesi è questa, no? Sì. Mi ha visto quando avevo 14 anni, che stavo ancora alla Vigor Senigallia. E poi dopo ho fatto molti provini. 7-8 provini qua, tra cui anche un torneo, e alla fine hanno deciso di portarmi qua appunto come trequartista. Dai grandi, Mirko, Drudi, Paolo, Frascatore, tutti gli altri, da loro sicuramente devo imparare molto, e lo stesso anche da Bastoni, che appunto è il mio riferimento, lo seguo molto. Ho avuto anche la fortuna di, diciamo, conoscerlo l'anno scorso quando abbiamo avuto esperienza a Coverciano, che abbiamo giocato contro la nazionale. Per me quella è stata una delle emozioni più forti, diciamo. Ci ha messo un po' troppo tempo Auteri a schierarti titolare? No, ho detto all'inizio tempo al tempo, e finalmente era arrivato, diciamo, anche il mio tempo, e quindi è stato bravo, dai.